Come e quali sono gli esercizi migliori per bruciare massa grassa, in particolare su cosce e glutei? Allora, la massa grassa fondamentalmente si asciuga a tavola. Ci sono esercizi e allenamenti propedeutici per asciugare la massa grassa? Sì. Come ho detto prima in una domanda precedente, sicuramente i total body a circuito sono i più funzionali, non sono gli unici, ce ne sono altri intelligenti. Mi vengono in mente comunque tutti gli allenamenti dove i riposi tra le serie sono bassissimi. Riguardo la massa grassa come allenamento, anche l'HIIT è funzionale, nel senso che la corsa in sé io non la sostengo perché alza il cortisolo, il consumo calorico non è quello che cerco, ma lo scarico di glicogeno sì. L'HIIT in questo è ottimo perché permette di fare scatti brevi, riposi brevi, che è quello che cerchiamo, vedete che i riposi brevi tornano, e uno scarico di glicogeno ottimale. Ora il punto qual è? Che non tutti possono reggere degli HIIT ad alto livello, ma quando io parlo di HIIT, visto che questa è un'altra domanda che mi avete fatto spesso, non intendo mantenere la frequenza cardiaca alta, no. Quando parlo di HIIT, io intendo che avanzato deve essere lo stimolo. Cioè, se tu fai uno scatto al 90% del tuo impegno, della tua intensità, va benissimo. Non mi interessa se il tuo battito cardiaco non arriva a una determinata soglia. Questo è importante perché gli scatti HIIT, gli sprint, le ripetute, come in genere si intendono nell'ambito della corsa, devono raggiungere un certo livello di frequenza cardiaca. Però quello è un altro ambito. Qui ci occupiamo di benessere, quindi se sei una persona sovrappeso, se io ho un cliente sovrappeso e lo faccio correre al massimo, non voglio che raggiunga nemmeno certe soglie cardiache, ma quello che mi interessa è che durante lo scatto abbia un ottimo stimolo ormonale, perché quello che cerchiamo durante gli scatti, gli sprint e l'HIIT in generale è lo stimolo ormonale. Poi farà gli scatti che riesce, questo viene dopo. E perché proprio l'HIIT invece che la corsa classica? Perché favorisce l'effetto afterburn, perché l'effetto ormonale è migliore, perché l'effetto afterburn è migliore ed è la cosa più vicina ai pesi come stimolo fisiologico e quindi è quello che noi cerchiamo. Ci sono differenze di allenamento per età? La mia fascia è quella dei 45 in sovrappeso, cioè quale allenamento è ideale per il peso e per l'età? Ci sono differenze di allenamento per età? Sì e no. Sì, perché se una persona è anziana, diciamo, mi riferisco nella terza età, sicuramente deve iniziare più gradualmente. No, perché se una volta che la persona ha imparato gli esercizi e gli allenamenti vuole progredire, sicuramente io lo porterò a fare serie ripetizioni. Che può fare anche un giovane, con i carichi adeguati, ma le serie ripetizioni rimangono quelli. Quindi la pianificazione no, non si discosta molto se la persona è in forma, indipendentemente dall'età. Tu mi dici che hai sui 45 anni, no, non mi interessa l'età, non mi interessa tanto in quel senso, in quanto qualsiasi cosa faccio ha l'intenzione di dare uno stimolo ormonale positivo, cioè anabolico. E più sei in là con gli anni, meglio è questo, perché significa ringiovanire, tra virgolette, tutto l'organismo. Però è naturale che se sei una ragazza di 20 anni, potrai fare allenamenti di una certa intensità fin da subito. Se sei stata sempre sedentaria e ne hai 45, bisognerà cominciare più gradualmente, si faranno delle cose più soft all'inizio, ci si arriverà col tempo, poi in allenamento intenso. Però se tu mi chiedi se ci sono allenamenti, diciamo che sulla terza età, cioè se io ho un cliente anziano, la mia tendenza è di diminuire il volume generale dell'allenamento, ma non l'allenamento in sé. Un allenamento intensivo per dimagrire le gambe, oltre ai soliti squat, Alessia. Dimagrire le gambe non capisco bene. Non esiste un modo per dimagrire una parte del corpo. Una parte del corpo si allena e l'alimentazione asciuga l'adipe. Questa è la cosa più chiara possibile che si può dire. Per dimagrire le gambe, forse mi dicevi per avere le gambe più sottili. Se hai le gambe grosse perché c'è adipe, ok, è una questione di adipe, si tratta di asciugare la massa grassa tramite alimentazione e allenamento. Se si tratta di forma, questo è un discorso un po' frainteso. Molte donne si fanno complessi sulla forma delle gambe.
sono inutili fondamentalmente. Le gambe sottili possono essere una conformazione, ma si tratta sempre di avere delle gambe in forma fondamentalmente. Quello che conta è avere delle gambe toniche, che abbiano poi una forma piuttosto che un'altra è secondario, sia per l'estetica, perché una gamba tonica è più importante della forma in sé, sia dell'allenamento che fai. Io credo che le gambe vadano allenate bene, con intensità come il resto del corpo, ma senza focalizzarsi su degli inestetismi sciocchi, per così dire. Non preoccupatevi se avete un buco, se avete una forma che non vi aggrada al massimo, perché non è quello il focus. Il focus è avere delle gambe toniche, forti, vigorose, in forma. Questo conta. 15 minuti di hit a casa con 30 secondi di corsa veloce sul posto e 30 secondi di camminata sempre sul posto sono efficaci come hit casalingo? Sì, sì, Rosa, mi piace. Mi viene in mente una brevissima storia riguardo a questo, che mio vecchio cliente, avevo dato degli scatti a mio vecchio cliente, poi non l'avevo sentito per lungo tempo perché era partito, l'ho risentito dopo distanza di mesi e mi ha detto che lui faceva gli scatti in casa. Io all'epoca non gli davo gli scatti in casa perché non capivo cosa intendesse dire, e mi diceva appunto che faceva corsa sul posto su un tappetino che aveva comprato per non far rumore di mattina, correva con le ginocchia alte sul posto e poi faceva il suo rest dinamico, quindi in camminata. E mi ha detto che i risultati furono eccezionali. Quindi la mia risposta da lì in poi, negli anni, è stata sempre sì, puoi farlo. Detto questo, gli sprint all'aperto rimangono lo stimolo ormonale più efficace, più naturale, però sicuramente puoi farlo anche a casa. Vanessa, io vorrei sapere come migliorare con le trazioni. C'è un programma da seguire preciso? Ottima domanda, Vanessa. Io credo che le trazioni siano molto importanti per tutti, maschi e femmine. I maschi questo lo percepiscono dopo un po', le femmine spesso le trascurano, le trazioni, e invece sono importantissime. C'è un programma da seguire preciso? Dipende, se non fai neanche una trazione, come per la maggior parte delle persone, sì, c'è qualcosa che devi fare. È importante imparare a fare le trazioni bene. Lo so che all'inizio è faticoso, è noioso, è frustrante perché per molto tempo non si riesce a fare neanche una trazione, però vale la pena continuare a provare. Il programma più preciso che puoi fare per fare le trazioni è sicuramente sviluppare l'isometria e l'eccentrica. Quindi cosa intendo dire? Fondamentalmente di piazzarti sulla sbarra, avere una sbarra forte in palestra o a casa se ce l'hai, e rimanere in isometria su. Sul sito troverai questo programma scritto, ma diciamo l'isometria è l'inizio, quindi stai su in posizione, sali con uno sgabello sulla sbarra e stai su in posizione e tieni la presa. Quando non ce la fai più scendi, ma scendi lentamente, quella si chiama contrazione eccentrica. Continua a fare contrazioni eccentriche finché riesci, quindi sali sulla sbarra, scendi lentamente, sali sulla sbarra, scendi lentamente. Magari farò un video tutorial su questo, perché credo che questo sia uno degli aspetti dell'allenamento più importanti e più trascurati, soprattutto al mondo femminile. Quindi è molto interessante. Facendo un workout al giorno di circa 30 minuti con un rest a settimana, quanto posso correre? Non capisco bene la domanda. Quanto puoi correre? Dipende dal tuo obiettivo, come sempre, dalla tua individualità. Questa domanda è troppo generica, mi spiace. Se sei magra in forma puoi correre anche 3 volte a settimana, poi dipende come corri, cose che abbiamo già detto. Meglio un piccolo sgarro al giorno o un pasto libero alla settimana? Dipende dalla tua situazione fisica. Sicuramente io preferisco uno sgarro grande ogni tot invece che uno sgarro continuo. Però dipende, nel senso, se una persona è molto muscolosa fondamentalmente può permettersi uno sgarro quasi quotidiano. E anzi può essere funzionale se organizzato bene, magari post allenamento. In generale non mi piace però, perché sgarrare spesso significa dare spesso stimoli all'insulina e spesso stimoli alla leptina, che è l'ormone addirittura superiore che governa tutte le funzioni nutrizionali e metaboliche. Quello che vogliamo noi è dare degli sbalzi, ne abbiamo parlato prima, tra ipocalorica e ipercalorica.
Se tu tutti i giorni dai lo stesso input, l'insulina viene disturbata troppo. Il nostro scopo del gioco è mantenere sempre l'insulina più bassa possibile. Questo è importante ricordarselo. L'insulina deve essere l'ormone che noi controlliamo principalmente con l'alimentazione, perché è l'ormone che poi determina tutta la cascata ormonale successiva, e questo è molto molto importante. Sgarro quotidiano? No. Uno sgarro grande, libero, goditelo ogni tot, ogni quanto dipende dalla tua attività fisica, dal tuo stato di fisico attuale, quello sì. E, per chiudere la parentesi sullo sgarro, più sei in forma, più spesso puoi sgarrare. La mia domanda è: si dice che per definire bisogna mangiare carbo, e si dice anche che per fare massa sono indispensabili carbo. Com'è sta storia? Michele, per definire sono indispensabili carbo? Nel bodybuilding in genere il periodo di definizione equivale al periodo di scarico di carbo, o per meglio dire pianificazione di carbo. Carbo per fare massa, per forza carbo per fare massa? Sì, carbo per fare massa sicuramente sì. Per definizione non capisco, forse hai scritto sbagliato? Non lo so. Comunque no. Durante la fase di definizione la chiave è la pianificazione del carbo. Quanta corsa a settimana potrei fare per dimagrire, naturalmente senza abbandonare i pesi? Io faccio ipertrofia 3 volte a settimana, ma devo perdere anche peso, grazie. Come mai corri per dimagrire? Nel senso, la corsa va benissimo, ma anche questa cosa che se corri dimagrisci è un po' forse abusata. Non è esattamente così. Quello che conta per dimagrire è sempre, come in tutte le altre funzioni, lo stimolo ormonale che diamo. A me non interessa il consumo calorico, non è funzionale uscire a correre 4 ore al giorno per consumare 10.000 calorie, non è così che funziona il corpo. Puoi consumare 10.000 calorie al giorno correndo e non dimagrire. Questa è una cosa che succede tutti i giorni in tutto il mondo, dappertutto. Ho avuto centinaia di clienti in questa situazione. Il problema è perché lo stimolo ormonale che diamo è ingrassante. Quando noi superiamo una certa soglia di affaticamento e di resistenza, il cortisolo va a dei livelli talmente alti che il corpo ti recepisce come input da immagazzinare. Se invece sei una persona che corre, sa già correre, che è già in forma, corre perché vuole fare performance o perché le piace ed è già pratica, allora è un altro discorso. Ma correre per dimagrire? Preferisco dimagrire per correre, allora sì. Quante volte a settimana dipende dal tuo obiettivo? 2-3 volte a settimana, se fai HIIT, se fai un cardio intelligente va più che bene. Brucia grassi o aminoacidi ramificati? Ragazzi, aminoacidi ramificati assolutamente sì, l'abbiamo già detto prima, i BCAA vanno benissimo. I brucia grassi non prendeteli, perché veramente sono un danno. Non perché non funzionino, magari possono anche funzionare per il breve periodo in cui li prendete. Non è così che si stimola il metabolismo. Inoltre i benefici che danno sono quasi irrisori. Le stime danno 0,5 chilo in 2 mesi, non ha senso. Veramente non prendeteli. Se volete prendere un termogenico, piuttosto bevete un caffè. Allora ok, no, mai dopo allenamento, sempre prima. Ma non prendete i termogenici. Bene ragazzi, credo di aver risposto a tutto. È stato un piacere per me, spero vi sia piaciuto. Se dovesse esservi stato utile, vogliamo farlo in futuro, per me è molto comodo poter rispondere a tutti così in maniera complessiva. Vi ringrazio e un bacio. Ciao.